Non devo dire cose importanti, perché le cose importanti sono la gara. Quindi già evidenziato l'importanza di questa manifestazione. L'assessore ha già fatto notare quello che conosciamo tutti: la città ha due strade, o meglio una, e se chiudiamo l'Aurelia è chiaro che nascono dei disagi per la circolazione. Il deviare tutto, anche se per il terzo anno consecutivo, deviare tutto sulla Marina, ovviamente trattandosi di una strada abbastanza stretta e che va a infilarsi dove c'è l'arrivo poi della manifestazione, e indipendentemente dalle modifiche organizzative che sono state enunciate, cioè di far partire i pulmini che riportano i ciclisti su Al Palacio partendo dalla Stella Maris e non dalla Spiaggia d'Oro, è chiaro che dove c'è gente c'è rallentamento. Noi abbiamo voluto salvaguardare il più possibile sia l'aspetto della circolazione sia l'aspetto delle soste che non vengono eliminate in via Bogne, anzi parte una decina di metri proprio sulla curva dove ci sono i bandi Bura-Chen per garantire comunque il transito agevole, non vengono tolte soste, eccetto il Parasio che chiaramente si trova sul percorso di gara. In direzione Oneglia, Porto, ci sarà l'alternativa di via Cascione, quindi il passo Foce, e lì il traffico sarà diciamo sostenibile. Lo sarà un po' meno per chi proviene da San Lorenzo, da Sanremo, che non avendo l'alternativa via Boine Aurelia, ma avendo solo la via Boine, come detto prima, peraltro un po' stretta, è ovvio che si formeranno dei rallentamenti. Questo a disagio di chi utilizza i mezzi, però nell'ottica di fare qualcosa in questa città e a vantaggio di coloro che magari hanno interesse a vedere la gara. Io direi questo. L'orario in più scatta tutto questo. Allora, l'orario copia lo scorso anno, quindi al mattino del sabato si apre tutto alle 8:30 con la consegna delle pettorine, quindi i numeri che i ragazzi mettono sulle bici. Alle 10:30 si aprono le prove libere, quindi conseguente effettiva chiusura Noi del. inizieremo 10 minuti prima per Esatto. questione anche di sicurezza. In realtà i Lasciamo cartelli che qua. verranno messi indicano le 8:30. Questo semplicemente per agevolare quelli che sono, io mi metto in prima persona, i ritardatari. 8:30, ma alle 9 magari non si accorge nessuno. Per il sabato questo gioco qua è valido. Per la domenica no, perché alle 8:30 cominciano le prove libere. Quindi anche per la domenica sono stati richiesti sforzi burocratici maggiori. Alle 8:30 cominciano le prove libere e le gare all'1:30 e a seguire. Altra cosa importante del sabato, alle 14:30 le qualifiche. Quindi diciamo che il cuore della manifestazione si svolge il sabato alle 14:30 con le qualifiche che determinano l'ordine di partenza della domenica per le due gare. E la domenica, al di là delle prove libere, le due gare all'1:30 la prima e 45 minuti dopo la fine della prima gara, la partenza della seconda. 45 minuti perché è il tempo necessario per portare su almeno diciamo 12 carrellate di atleti al Parasio. Considerate che ogni furgone porta 8 ragazzi e 8 biciclette, quindi portarne 12 non li porti tutti. Io penso che con gli iscritti tendenziali che avremo al sabato mattina ne avremo portati un 35%. Però la chiusura, così diamo Alle l'indicazione, 18, 18, sì, la dalle 10:30 alle premiazione. 18 di sabato, 10:15 del sabato e dalle 8:30 quindi della domenica. Sì, per essere più vicini dello scorso anno, diciamo dalle 10:30 alle 17 del sabato, perché l'anno scorso abbiamo finito un po' prima, mentre per la domenica dalle 8:30 alle 18, ma potrebbero essere anche 17:30. Con chiusura da via Pirina, l'Aurelia è chiusa da via Pirina lì alla Galleria, in sostanza. Esatto. È un piccolo L'alternativa tratto. è via Cascione. Allora, chi fa lungomare sarà via Pirinoli e va in via Cascione, e chi viene da San Lorenzo fa via Bonaria. È ovvio che il No, quindi lo Parasio, spieghiamo magari un po' prima. certo resta chiuso perché da certo lì parte la gara e scende per i vari Carugi. oggi una squadra di operai.
uno e uno due, quindi io e lui, andranno a posizionare i cartelli, andiamo a mettere i cartelli sia a zona Parasio, due nella parte bassa, due nella parte alta, che lungo l'Aurelia è il tratto interessato dalle deviazioni. Quindi so che questa mattina invece i divieti di sosta sono già stati piazzati, quindi siamo ampiamente nei termini per... Cosa importante, sabato mattina l'area di Borgo Marina deve essere sgombra, perché alle 7, alle 6 e mezzo, io e lui sicuramente siamo lì, alle 7 e mezzo quando c'è l'operatività del comando, se ci sono macchine, io devo per forza telefonare. Dalla spiaggia d'oro, diciamo. Sì. Beh, credo che anche sarebbero soste, motorini e sosta. Breve per le altre, purtroppo. Quanti sono attualmente gli iscritti? Allora, a questa mattina, a 10 minuti fa, 174. E ripeto, lo scorso anno nella conferenza eravamo a 155. Non so se supereremo gli iscritti dello scorso anno, perché lo scorso anno avevamo delle previsioni molto favorevoli. 206. Però siamo positivi. Poi comunque... Gli atleti del downhill, che solitamente corrono su sterrato, sono abituati a scendere con la pioggia, a scendere in mezzo al fango. Noi quello che vorremmo, oltre a far divertire i ragazzi, è anche avere tanto pubblico, perlomeno il giorno della gara. Ma si fa lo stesso? Assolutamente sì. L'unico motivo per cui un evento, mi corregga comandante se sbaglio, non si può fare se c'è l'allerta meteo di massimo livello. E se il sindaco decide di sospendere manifestazioni chiuso la scuola. Però non penso sia questo il caso. Non penso che sia questo il caso. Novità, differenza dallo scorso anno, quest'anno avremo anche un punto di animazione in Villa Carpeneto. Perché al terzo anno mi sono reso conto che, il primo anno... Mi sono messo sull'Aurelia, ma non ha funzionato molto perché lì c'era un passaggio pedalato, non era bellino. Il secondo anno lo volevo mettere in via Saffi, ma ci sono dei problemi logistici, quindi non l'abbiamo fatto, ma in via Saffi poi anche lì è un passaggio. Mentre in Villa Carpeneto è veramente pieno di persone e comunque è il punto anche più spettacolare, diciamo. Nel giardino, sì. Nel giardino che è stato... ripulito, sistemato, adesso è potabile, diciamo così. Poi hanno anche veramente fatto la potatura delle piante, quindi sì, potabile, potatabile. E lì ci sono sostanzialmente tre passaggi molto tecnici, che sono dopo l'ascensore c'è un salto in discesa, che ovviamente i meno esperti possono anche in gergo tecnico copiare, cioè seguire l'andamento in maniera naturale. Poi c'è il passaggio fra le due fasce, che in realtà non è un salto, ma anche lì è un passaggio molto tecnico, perché a seguire c'è una curva parabolica. E poi c'è il bellissimo salto della panchina, anzi poi assessore, piccola comunicazione sul salto della panchina che la devo fare. È stato fatto da, ecco, importante collaborazione che Odeventi ha messo in piedi da 2 anni a questa parte, con Freeride, che è un gruppo di ragazzi, di biker di Diano Marina, che in particolare Marco Gandolfo, Lele Ferrero e Claudio Conte, che disegnano le parti tecniche, perché di mio io mi occupo solo della parte organizzativa, però ovviamente ognuno ha il suo compito, quindi chi va in bicicletta disegna il percorso delle biciclette, delle mountain bike. E questo salto quest'anno farà veramente la differenza, perché è molto tecnico. A seguire c'è un wall ride, quindi un appoggio su un muro, anche quello fatto da Freeride. E quindi chi sarà in grado di farlo darà spettacolo e darà anche vita a delle foto molto belline. Chi non sarà in grado farà quella che si chiama nei poli, la chicken line, che segue la panchina, scarda la panchina sulla destra, e quindi fa anche perdere tempo. Sempre in Villa Carpeneto. I passaggi più importanti sono quelli, poi in salita Croce di Malta, nella scalinata, ci sarà il solito salto a metà e probabilmente un appoggio sul muro, cosiddetto wall ride.
però abbiamo dovuto aspettare per i lavori causa autorizzazioni, quindi siamo in fase di molto positivi anche per la gara bagnata, quindi anche se sarà una gara bagnata sarà sicuramente un successo. Dal punto di vista economico per la città è una bella ricaduta, diciamo, gli alberghi, quanti sono gli atleti? Sono 200 atleti. Sì, un bel ritorno, chiaramente. Gli alberghi, immagino, i ristoranti. È stato messo in contatto con i ristoranti, con gli alberghi, quindi con tutta la parte di Borgo Marina, che chiaramente sono stati avvisati dell'evento che veniva fatto, poiché era giusto, voglio dire, non farli cogliere impreparati, non c'è, insomma, il turismo, le manifestazioni portano anche introito dal punto di vista economico, pertanto alberghi in una stagione che non è sicuramente in una fase primaverile, pertanto non è che sono ancora pieni di gente o con tante prenotazioni. Portare degli eventi del genere vuol dire comunque fare lavorare la gente, e questo è giusto anche che chi organizza l'evento e l'amministrazione ha tutto l'interesse a portare il turismo e comunque a fare una promozione del territorio, perché poi la gente che viene qua chiaramente viene e conosce anche Imperia, perché voglio dire, partecipando da tutto il centro nord d'Italia. E appunto, sicuramente non credo che nei pulmini dormono, non so se qualche due, infatti mi stavo chiedendo, ci sono magari qualcuno dorme anche nei pulmini veramente, ci però, sono anche parecchie persone, perché ovviamente ognuno mi scrive una mail e mi dice, mi chiede quali sono le loro esigenze, quindi abbiamo almeno una dozzina di camper che stazioneranno in via Giardini 46, dove c'è la zona camper. La maggior parte, io ho fatto due convenzioni dirette con gli alberghi, perché comunque non... Sì, quelle sono state fatte. Devo dire che ogni anno che passa rispondono sempre maggiori esercizi. La cosa, Angelo era con me, lo può tranquillamente asseverare, cioè noi entriamo, allora quando è che passate, che comunque vi voglio andare alla sponsorizzazione? E questo vi dico che per me, che sono 10 anni che organizzo, ho cominciato con i Goliardi, con Imperiapolis, con buon Mauro che non c'è più, è un piacere, perché comunque all'inizio quando te arrivi non ti conoscono e l'idea è che sei una tassa, capito? E invece quando comunque le cose si sviluppano e vanno positivamente ti cercano. Quest'anno faremo come lo scorso anno un party il sabato sera, e lo faremo all'Alta Marea, all'Ex Sailor, quindi sulla radice del Moro Lungo, banchine medaglie d'oro. Abbiamo scelto questa location, uno perché è molto affine alla gara, nel senso che la gara arriva sul mare e quindi mi pareva una cosa simpatica fare il party in un locale di fronte al mare. Comunque partecipano torinesi, milanesi, persone di Novara, persone che il mare al mattino si alzano e non lo vedono. Fare comunque una periscena, un party, comunque un momento dove comunque distribuiremo gadget e premi di fronte al mare, peraltro al coperto, quindi anche se dovesse piovere il problema è assolutamente risolto, ci sembrava una bella idea, e direi che anche da un punto di vista di risposta della città, l'anno scorso è stata positiva, perché le strade erano invase, quindi vabbè, le strade quest'anno le invaderanno con gli ombrelli, sarà un po' più colorata, però sarà comunque invasa.